Uè, quanti sono i cattolici in Italia? Che partiti votano? Cosa ne pensano della Chiesa? Questo e molto altro nel secondo episodio di Statistic Hazzi. Cosa c'è? Vi siete accorti che ho cambiato nome? E dai, sondaggiamo, era proprio brutto. Iniziamo. In sondaggia, in Statistic Hazzi, andiamo a rileggere un po' report e sondaggi per conoscere un po' meglio il nostro paese e per scoprire come evolverà nel tempo. Tutte le fonti sono in descrizione e tutti i sondaggi che ho preso in considerazione fanno riferimento a rilevazioni numericamente rilevanti e rappresentative del popolo italiano. Non so se l'ho già detto, ma qua non si scherza un cazzo. Che la religione sia una parte fondamentale dell'umanità e della vita dell'uomo è un concetto direi noto a tutti. La spiritualità e le politiche legate alle diverse credenze religiose hanno plasmato culture e popolazioni, portando alla nascita di una pluralità di culti decisamente variegata. Pensate ad esempio che, secondo il CESNUR, già solo in Italia ad oggi sono presenti ben 866 minoranze religiose e spirituali organizzate. Potete veramente sbizzarrirvi. Perché bestemmiate sempre Dio? Ogni giorno potreste aprire il grande libro delle religioni e scegliere una vittima diversa. Siate creativi. Stay angry. Stay foolish. Ad oggi, nel mondo, la religione predominante è il cristianesimo in tutte le sue varie declinazioni, mentre al secondo posto troviamo l'islamismo, che tra l'altro si conferma nelle proiezioni come l'unica religione veramente in crescita. In controtendenza alla tendenza mondiale alla secolarizzazione, ovvero la perdita di rilevanza costante nel tempo della religione nella vita sociale. Questo anche, ma non solo, per via di crescenti restrizioni governative abbinate ad ostilità sociale che si registrano principalmente nella parte araba del mondo, che fanno da contraltare al liberalismo occidentale, anche se il campione in questo sport è in realtà la Cina, paese ateo per eccellenza, che perseguita un po' tutti i credo religiosi. Perché i cinesi comunisti sono fatti così, per loro l'uguaglianza è importante. Loro odiano tutti alla stessa maniera. Parlando di religiosità in termini generali, osserviamo come la parte più laica del pianeta, oltre alla Cina, corrisponda al mondo occidentale, con l'Italia a fare da mosca bianca per l'Europa, assieme alla Polonia, che ci batte tra l'altro. Tu ne sai niente? Focalizzandoci sul cristianesimo, notiamo comunque una spaccatura importante in termini di trend. Difatti, nell'Europa occidentale, Italia compresa, la tendenza è alla diminuzione, mentre nell'est Europa spinge ancora di brutto, facendo segnare un incremento nella popolazione. Ma lo so che degli altri non ve ne frega niente, miei piccoli beniti cresciuti a pizza e mandolino. Passiamo all'Italia. Come siamo messi esattamente in Italia? Allora, partiamo col dire che la verità assoluta in questo campo non esiste. Se dovessimo basarci sulle sole fonti formali, dovremmo concludere che il 90% della popolazione italiana è cattolica, stando ai battesimi, perché più o meno le cifre sono quelle, poi ci torniamo. Comunque, come ben sappiamo, non basta battezzare un bambino per convincerlo ad essere cattolici, e così, nel tempo, diversi sondaggi sono stati fatti per rispondere a questa domanda. Secondo un sondaggio Doxa del 2019, circa 2 italiani su 3 sarebbero cattolici, equamente suddivisi tra praticanti e non praticanti, mentre la percentuale di atei e agnostici si assesterebbe attorno al 15% del totale. Secondo una rilevazione BD Media effettuata invece nel 2021, i cattolici sarebbero invece il 60% della popolazione, con gli agnostici all'11% e gli atei al 14%, portando a circa 1 su 4 la percentuale di popolazione non credente. SVG, sempre nel 2021, stima invece i cattolici in solamente 1 su 2, non dando però la possibilità di scelta morbida, ovvero quella del cattolicesimo non praticato, per cui il dato è un po' diverso, eh? Anche in questo caso abbiamo i non religiosi attorno al 20% del totale. Sintetizzando, il cattolicesimo è decisamente la componente prevalente nella popolazione, con circa il 60% degli individui, mentre gli agnostici e gli atei si attestano circa 1 su 5 della popolazione. Vi ci trovate? Ve lo aspettavate? Una prima riflessione che possiamo fare su questi dati è quella di bolla sociale.
Un paio di giorni fa, perché mi piace fare le cose fatte male e organizzate all'ultimo, ho chiesto infatti agli iscritti di questo canale come si ponessero rispetto alla religione. E come potete vedere, i risultati sono diametralmente opposti. Iscriviti al canale per non perdere le prossime votazioni. Comunque, questo ci porta a sottolineare ancora una volta come sia importante uscire dalla nostra bolla sociale per comprendere appieno un fenomeno e fare leva sulla cosiddetta legge dei grandi numeri, che purtroppo per ora non sono quelli di questo canale. La seconda riflessione interessante la possiamo fare invece andando a vedere come sono variate nel tempo queste serie storiche, perché alcune ricerche sono state replicate negli anni. Così scopriamo ad esempio che nella ricerca Doxa abbiamo un calo piuttosto consistente di chi si dichiara cattolico ed un aumento del 150% tra agnostici ed atei. Andamento che possiamo riscontrare anche in SVG, dove in due soli anni i cattolici risultano essere calati drasticamente, mentre le altre religioni e non credenti risultano in crescita. Il dato sulle altre religioni è particolarmente interessante se guardiamo un attimo la composizione religiosa degli stranieri regolarmente presenti sul nostro territorio. Allora, partendo col dire che non solo sono stranieri quelli in questa fetta, infatti c'è anche una buona percentuale di italiani, secondo Istat e Ismu più della metà degli stranieri è cristiana, di cui però solo il 17% di matrice cattolica, mentre i musulmani sarebbero meno di 1 su 3. Quindi, amici leghisti, state un attimo calmi prima di andare ad affondare i barconi a colpi di polenta stagionata. Detto ciò, prendiamo un attimo i dati con le pinze, perché insomma la variazione è veramente importante per essere avvenuta in soli 2 anni, quindi probabilmente c'è anche un po' di piccola fluttuazione statistica fisiologica, ma che belle parole che vi piazzo, però c'è anche stato il Covid di mezzo, quindi non è detto, dobbiamo guardare un po' nei prossimi anni come va. Comunque il trend mi pare chiaro, anche perché è confermato da tante altre piccole indagini anche commissionate dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Ad esempio, abbiamo 2 ricerche che confermano un costante calo di presenze alle messe domenicali, con circa 1 credente su 3 che non va mai a messa, ma che nonostante ciò si dichiara comunque cattolico, ed un contemporaneo calo di chi frequenta la messa su base settimanale. Che sono un po' i nostri ultras, no? Solo che anziché lanciare i motorini dagli spalti, lanciano benedizioni, quindi direi che mi stanno anche un po' più simpatici. Anche la frequenza della preghiera personale pare essere in calo, ma nonostante ciò, più della metà della popolazione ritiene importante la religione per la propria vita. Anche parlando di celebrazioni pratiche abbiamo dei dati importanti, ad esempio i battesimi. Nel 1991 i bambini battezzati erano più di 500.000, 20 anni dopo si è scesi di quasi 100.000 unità. Pare infatti che mentre fino agli anni 2000 il 90% dei nuovi nati veniva battezzato, nell'ultimo decennio questa percentuale sia drasticamente calata al 70%. E di questo ne avremo presto evidenza, perché una cosa che non ho sottolineato abbastanza, perché sono stupido e mi sono dimenticato, è che tutte le rilevazioni che ho presentato finora, tranne la Doxa, sono state fatte su individui maggiorenni, e secondo il mio rinomato parente da tutologo da tastiera, delle rilevazioni del genere dovrebbero coinvolgere anche degli individui più piccoli, perché secondo me ormai già alle medie superiori uno si fa la propria idea sulla religione, indipendentemente dai propri genitori. Calano inoltre anche i matrimoni con rito religioso. Nel 2018, per la prima volta, i matrimoni con rito civile sono stati più numerosi di quelli con rito religioso, secondo un trend di crescita costante da 20 anni a questa parte, mentre si evidenzia una netta separazione tra nord e sud, dove ancora il matrimonio religioso resiste bene. E considerando quanto si mangi bene e in abbondanza, la mia panza ringrazia. Un altro aspetto interessante è la polarizzazione ed estremizzazione di entrambe le parti, se così vogliamo chiamare credenti e non credenti. Da un lato aumenta drasticamente la percentuale di miscredenti che definisce ingenui coloro i quali scelgono di credere, dall'altra aumenta vertiginosamente chi crede anche nell'esistenza delle forze maligne. Come molti ritengono che io sia, vedendo i commenti che mi arrivano, ma vi assicuro che io non sono maligno. Di maligno ci sono solo i gas che produco quando mangio pesante. Aumentano anche le persone scaramantiche e superstiziose, e quasi 1 credente su 3 afferma di aver ricevuto un aiuto divino, mentre coloro i quali credono nella vita dopo la morte sono diminuiti drasticamente. E l'istituzione Chiesa? La Chiesa non se la passa bene. Solo 4 persone su 10 hanno fiducia nella Chiesa.
Se la passa decisamente meglio Papa Francesco, apprezzato sia dai cattolici che non. Precisamente, 3 italiani su 4 hanno fiducia in lui. Chapeau! Chiudiamo la puntata guardando cosa ne pensano gli italiani delle relazioni Stato-Chiesa. Innanzitutto, per 2 italiani su 3, politica e religione dovrebbero essere separate. Passando invece alle questioni pratiche, un buon 2/3 degli italiani si dichiara favorevole al famoso crocifisso nei luoghi pubblici. È un dato interessante perché ci fa capire che il fatto sia visto più come una componente culturale e di tradizione che non di religione in sé, sia andandolo a confrontare ad esempio con il dato di cattolici, che è più alto di questi ultimi, ma soprattutto ce ne accorgiamo andandolo a comparare con un'altra domanda a tema scuola, ovvero quella sull'ora di religione. Quest'ultima è infatti ritenuta necessaria solamente da 1 italiano su 2. Le proposte sono di sostituirla con maggiore educazione civica, maggiore attività sportiva oppure educazione sessuale. Però nel caso io la voglio fatta bene, non voglio un prete ad insegnarla. Voglio Rocco Siffredi professore ad honorem. Chiudiamo con l'8 per 1000. Quasi la metà degli italiani non conosce come funzioni esattamente l'8 per 1000. Tranquilli, ve lo spiego io in breve. Durante la dichiarazione dei redditi si sceglie se destinare l'8 per 1000 allo Stato o ad una confessione religiosa. Dopodiché, il meccanismo somiglia ad un sondaggio, al termine del quale si contano le scelte ed in base alle percentuali delle stesse si tagliano le fette della torta. Il problema è che meno di 1 italiano su 2 indica veramente a chi vuole dare i fondi e questa mancata scelta non viene presa in considerazione nella torta, diciamo, come astensione, ma funge, diciamo, da topping alle varie fette già tagliate, aggiungendo uno strato uniforme di burro ed ingrossando proporzionalmente le fette più grosse sempre di più. In sintesi, le varie chiese ottengono un finanziamento triplo rispetto ai consensi espliciti che ricevono. Indicate sempre a chi volete lasciare l'8 per 1000. E se vi sono stato utile, lasciate un piace e condividete questo video. In conclusione facciamo l'identikit dell'italiano in base al proprio credo religioso. Mediamente le donne sono più credenti degli uomini. La religiosità aumenta all'aumentare dell'età e alla discesa verso sud lungo lo stivale d'Italia. Inoltre, la fede diminuisce all'aumento del titolo di studio e all'aumento del reddito. Le famiglie con figli sono più credenti. Cosa votano i credenti? Allora, è un po' complicata, ma ve lo semplifico. La tabella si legge in verticale. Poi, in verde e in rosso, abbiamo indicati, diciamo, i dati che più si discostano dal medione della credenza religiosa, ok? Quindi, nel popolo della famiglia abbiamo l'89% di cattolici praticanti. E non è una sorpresa. Dopodiché, è interessante vedere come ci sono 0 agnostici e 0 credenti senza riferimenti religiosi, che è un dato, diciamo, che si discosta molto dalla media della popolazione italiana. In Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, la maggioranza è composta da cattolici non praticanti, seguiti dai cattolici praticanti, e i dati che più si discostano rispetto alla media della popolazione italiana sono gli agnostici e gli atei, che sono in minoranza rispetto alla media italiana. Dopodiché abbiamo Italia Viva, con maggioranza di cattolici non praticanti. In Azione abbiamo proprio il ribaltamento rispetto alla media italiana, con una preponderanza netta di agnostici e atei, così come anche in Più Europa. Nel PD una netta maggioranza di atei, ma anche un numero molto basso di cattolici non praticanti e di cattolici praticanti rispetto alla media italiana. Nel Movimento 5 Stelle abbiamo cattolici non praticanti e gli atei, ma anche una presenza importante di altre religioni e credenti senza riferimenti religiosi, e in Liberi Uguali anche in questo caso una netta preponderanza di atei e di agnostici. Vi ci ritrovate guardando i vari partiti e le varie componenti religiose? Non ve lo chiedo perché non voglio invadere la vostra privacy, guarda come sono bravo. Basta, vi ho già ammazzato abbastanza coi dati, chi è arrivato fino a qui lo ringrazio per l'interesse, se gli piace il video metta un mi piace, lo condivida, scriva un commento a caso con il suo frutto preferito, non lo so, giusto per dare modo a YouTube di capire che il video è proprio bello, interessante e voglio proprio consigliarlo agli altri utenti, visto che non lo fa più. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao!